E adesso vediamo la frattura, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Quando si può verificare? E oggi l'ortopedico cosa può fare con l'artroscopia? Come si fa un trapianto di legamento? Enzo, com'è avvenuto l'infortunio? Durante una partita di rugby, in una fase di gioco, un avversario è caduto sopra la gamba e c'è stata una torsione del ginocchio. La sensazione sul momento è stata come quella di una corda che si spezzava all'interno della gamba. Gli incidenti più frequenti durante una partita di calcio o di rugby sono i contrasti che possono avvenire fra le gambe dei giocatori o anche semplicemente la rotazione del ginocchio, magari dovuta a un cambio improvviso di direzione. Stavo ricadendo da un salto e ho piantato il piede mentre il resto del corpo ha girato e quindi ho sentito una sensazione di stiramento al ginocchio. Come un elastico teso tra femore e tibia e spesso il legamento crociato anteriore a lacerarsi, il ginocchio diventa instabile. Per un atleta è un brutto colpo. Questo legamento non può essere ricucito, è possibile però sostituirlo ricorrendo a un vero e proprio autotrapianto. L'intervento viene eseguito in artroscopia, cioè una metodica mini-invasiva che si esegue inserendo all'interno dell'articolazione un microscopio collegato con un televisore. Il trapianto si effettua prelevando un tendine dal ginocchio stesso, che può essere o la parte centrale del tendine rotuleo o uno dei tendini che servono per flettere il ginocchio. Si effettuano due tunnel utilizzando una telecamera che ci permette di ingrandire le strutture all'interno del ginocchio e attraverso questi tunnel facciamo passare un nuovo legamento al posto del vecchio che ormai non funziona più. Oggi è possibile ripristinare anche l'anatomia naturale del legamento, costituito da più fasci. Viene fissato all'osso con delle viti di materiale organico riassorbite in poco tempo dall'organismo. Con le nuove tecniche di fissazione l'intervento è molto più sicuro e i tempi di riabilitazione si sono sicuramente abbreviati. Il paziente può già appoggiare il piede subito dopo l'intervento, già dopo i primi due giorni può camminare, deambulare aiutandosi con le stampelle. L'attività fisica e sportiva sarà ripresa dopo circa 4 mesi o 5 mesi. Una fisioterapia che è durata 3 mesi è stata faticosa, anche dolorosa, perché comunque il ginocchio dopo l'operazione non poteva più piegarsi, quindi ho dovuto recuperare tutta l'estensione dell'articolazione e poi recuperare la massa muscolare che era andata totalmente perduta.